Con la messa a dimora di nuove essenze arboree nel Giardino dei Principi del Parco di Capodimonte e l'adozione di alberi secolari bisognosi di interventi conservativi, Napoli partecipa alla Giornata Nazionale dell'Albero, istituita dal 1898 per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali e sull'importanza del patrimonio arboreo. Il bosco è uno dei punti di eccellenza. Fra un po' corro alla mostra Oltremare, dove c'è un'iniziativa similare. Il comune c'è sempre. Ci sono sempre di più una moltitudine di abitanti e di cittadini che vanno in questa direzione. Basta poco per far vincere la vita contro la morte. Dobbiamo, con la forza della passione e il coraggio delle idee, cancellare quelle immagini violente di quest'estate sul Vesuvio, il Faito e gli Astroni, tanto per fare un esempio con gli incendi. E questa città sta rinascendo proprio dal suo paesaggio, dai beni comuni, dall'umanità dei suoi abitanti, dalla passione. Questo è il messaggio forte che passa da Napoli in questi tre giorni della festa dell'albero. L'iniziativa del bosco adotta una panchina, un albero o una fontanella e promossa insieme alle Ollus Amici di Capodimonte e Legambiente Parco Letterario Vesuvio ed ha visto la partecipazione del direttore del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellinger, del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e delle scolaresche del quartiere. Questa è la seconda parte della sua iniziativa sulla partecipazione. Questa volta sono gli alberi, sono 17 alberi, se non mi sbaglio 15-17, che sono tutti alberi storici che vengono dal bosco di Capodimonte, quindi è una logica che continua la storia, che si enrica, e questa è la voglia che abbiamo. La gioia mia è di vedere la partecipazione della città, partecipazione soprattutto del quartiere, e come questo bosco oggi è rispettato, curato, con l'aiuto di tutti i cittadini di Napoli. E il primo orgoglio del direttore è quello.